Le orecchie dei cani possono avere molte forme e dimensioni diverse. In questo video di Malpedia esamineremo le possibili cause che spiegano perché un cane abbassa l'orecchio. Da non perdere! È solo estetico. In alcuni cani le orecchie sono naturalmente sollevate. Quando osserviamo dunque che una o entrambe le orecchie pendono nel nostro cane, potremmo preoccuparci. Se non osserviamo altri sintomi, a parte che il cane abbia un orecchio o entrambi a penzoloni, è un problema estetico, che non implica ripercussioni sulla sua salute. Inoltre, va tenuto presente che i cuccioli di razze con le orecchie all'insù le alzeranno a circa 5-8 mesi di età. Possono sollevarne prima una sola e poi l'altra. Se il cucciolo è già più grandicello e ancora non le ha alzate, potrebbe doversi ad un problema genetico. Se per esempio i genitori non avevano entrambe le orecchie completamente erette, è molto probabile che anche il nostro cucciolo non sia in grado di sollevarle. In minore percentuale dei casi, le orecchie non si alzano a causa di gravi problemi di alimentazione o patologie che spiegheremo di seguito. Scopri come pulire le orecchie di un cane nel video che ti abbiamo preparato. A ferite da morso. Quando i cani combattono, non è raro che si feriscano le orecchie, poiché sono aree di facile accesso e vulnerabili. I morsi di animali sono spesso complicati dalle infezioni. Fatta eccezione per lesioni lievi, devono ricevere cure veterinarie e persino un intervento chirurgico proprio per evitare deformazioni. Se l'orecchio del cane è abbassato ed infiammato, è comune che questo gonfiore si deva ad un ascesso o soprattutto ad un ematoma. I morsi si infettano e il pus può rimanere sotto la pelle, anche se sembra guarito all'esterno. I lividi, generalmente, compaiono quando il cane scuote la testa o si gratta l'orecchio. In questi casi sarebbe necessario scoprire cosa causa il disagio del prurito. Sia gli ascessi che gli ematomi devono essere controllati dal veterinario. Soffre di otite. I sintomi dell'otite nel cane possono comparire improvvisamente o gradualmente. L'otite nel cane si può osservare quando è presente uno o più dei seguenti sintomi: irritazione o infiammazione dell'orecchio o del condotto uditivo. Il cane strofina la testa o il viso frequentemente. Il nostro amico a quattro zampe scuote frequentemente la testa o la mantiene inclinata. In questi casi osserveremo una caduta dalla parte superiore dell'orecchio. È essenziale che il veterinario pulisca l'orecchio e prescriva un trattamento a base di antibiotici per via orale. In casi ricorrenti o cronici può essere necessario un intervento chirurgico. L'otite può essere prevenuta se non appena notiamo sintomi come quelli descritti, portiamo il cane dal veterinario per iniziare il trattamento il prima possibile. L'intervento precoce di solito impedisce che l'abbassamento dell'orecchio sia permanente. Se invece il cane non riceve assistenza, ad esempio quei cani che si trovano in una situazione di abbandono, è quando il danno all'orecchio diventa permanente e non è più possibile recuperare la posizione retta iniziale. Dicci, perché credi che il tuo cagnolino abbia le orecchie abbassate? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!